Marisa Vallone, regista del film La Terra delle Donne. Senti Marisa, ci racconti un po' com'è andato l'incontro con questo film, perché comunque sei stata contattata, ti è stata appunto fornita la sceneggiatura e quindi raccontaci un po' com'è andata. Sì. Questo incontro avvenuto ormai 8-9 anni fa è stato in qualche modo magico, come diciamo noi, perché ci sono stati una serie di incastri che hanno permesso questo incontro che altrimenti sarebbe sfuggito nel tempo e nello spazio, come no, molte occasioni a volte fanno. E in questo caso, questa sceneggiatura che ho letto, che era ovviamente in una fase abbastanza primordiale, quindi ancora iniziale, ma assolutamente affascinante, e in cui mi sono rispecchiata subito per quanto riguarda proprio il mood. Avevo proprio il desiderio di raccontare una storia che fosse così viscerale sulle donne, poi sul tema della stregoneria, che comunque mi appassiona, questa ambivalenza di realtà e realtà magica. Quindi ci sono comunque. Questo è stato il momento dell'incontro, dopodiché abbiamo iniziato a collaborare sulla sceneggiatura, perché comunque per fare effettivamente un lavoro che fosse condiviso al 100% anche sul piano registico, avevo assolutamente bisogno di sistemare, di far entrare questa storia sotto pelle il più possibile. Quindi con Paola Sini, che è la sceneggiatrice e produttrice, abbiamo iniziato a collaborare sulla sceneggiatura proprio per trasformarla e farla volare insieme a noi in qualche modo, perché le trasformazioni hanno avuto a che fare anche con i nostri processi di trasformazione in questi anni. Sono successe tantissime cose nelle nostre vite, nelle vite di tutti, con una pandemia. Poi nel mio caso c'è stata anche una maternità che chiaramente ha stravolto completamente la mia visione di alcuni temi. Tra l'altro, uno dei temi principali è proprio la maternità. Quindi è come se avessi attraversato tutti i personaggi in varie fasi del racconto, e questa è stata un po' la genesi del progetto. E di conseguenza poi il set, che è stato un momento di grande fatica, ma soprattutto di grande gioia nel vedere finalmente realizzate quelle immagini e quelle visioni che da anni turbavano i miei pensieri e i miei sogni, perché un po' il cinema è liberazione, quindi c'è stata finalmente la possibilità di esorcizzare tutta una serie di emozioni vissute attraverso questo processo di creazione, finalmente messe nel film, e adesso spero che possano parlare da sole. Senti, il film è stato presentato in anteprima al Bifest e tra l'altro ha ricevuto un premio. Paola Simi ha ricevuto il premio Maria Angela Melato come miglior attrice protagonista. Che emozioni ti ha dato questo, appunto, come è stato accolto il film al Bifest? L'accoglienza al Bifest è stato un abbraccio, della mia terra, perché io sono barese e quindi c'è stato questo ritorno a casa, una grandissima coincidenza, una grandissima fortuna. E quindi l'accoglienza è stata veramente calorosa. Ci sono stati momenti di emozione, cioè alla fine piangevano tutti, diciamo, quindi è stato molto emozionante. Quindi ci auguriamo che possano esserci reazioni affini nel momento in cui ci sarà l'uscita in sala il 27 aprile, nella speranza che comunque si continui a trasmettere questo desiderio, dell'esperienza cinematografica, del vivere la sala insieme, dell'emozionarsi insieme, ridere insieme, interrogarsi insieme su quelle che possono essere alcune suggestioni lasciate dal film, che mi auguro possano lasciare delle riflessioni durature su ognuno di noi. Ok, grazie mille.